Mille miglia, qualcosa di non definito, di fuori dal naturale, che ricorda le vecchie fiabe che da ragazzi ascoltavamo avidamente. Storie di fate, di maghi dagli stivali, di orizzonti sconfinati. Mille miglia, suggestiva frase che indica oggi il progresso dei mezzi e l'audacia degli uomini. Corsa pazza, estenuante, senza soste, per campagne e città, sui monti e in riva al mare, di giorno e di notte. Nastri stradali che si snodano sotto le roboanti macchine, occhi che non si chiudono nel sonno, volti che non tremano, piloti dai nervi d'acciaio. Una corsa senza tempo, un evento unico, un sogno che corre per le strade del bel paese dal 1927. Enzo Ferrari la chiamava la corsa più bella del mondo. Piloti più forti si rincorrevano su e giù per l'Italia per aggiudicarsi la Coppa delle Mille Miglia. Enzo Ascari, Tazio Nuvolari ed il conte Giannino Marzotto hanno scritto il loro nome nella gara. Oggi Mille Miglia porta per le strade d'Italia il suo fascino e la sua unicità toccando oltre 200 comuni. Si dice che chi arriva per primo a Roma difficilmente vincerà la gara. Sarà così anche quest'anno? Sabato 19 giugno, la carovana della Mille Miglia, dalle ore 13.30 alle ore 18, transiterà tra le vie di Salò, percorrendo le zette in memoria dello storico circuito del Garda, di cui quest'anno ricorre il centenario, per poi proseguire alle rive, l'anello della fossa ed infine il lungolago. Davanti al Palazzo del Comune verrà registrato il passaggio degli equipaggi, per poi proseguire verso Brescia a conclusione della gara. La Mille Miglia, oggi è il passato che incontra il futuro nella affascinante cornice di Salò.